Mister Zattarin, una partita sofferta, combattuta, un grande risultato, è una squadra che ha imparato anche a soffrire, quindi naturalmente contro un avversario che ha dato tutto nel secondo tempo. Sì, però sono contento per i ragazzi, hanno fatto una vittoria veramente importante, avevo chiesto i 3 punti, è una partita importantissima, soprattutto perché poi adesso giochiamo col Fiorenzuola sabato e mercoledì con Rimini, quindi un bel prepararsi per affrontare queste 2 partite. È normale che non era facile, perché in questo momento tra infortuni e squalifiche un po' siamo decimati, però i ragazzi sono stati molto molto bravi, hanno interpretato la partita in maniera incredibile, anche soffrendo nel momento giusto. L'unica cosa che probabilmente potevamo fare il 3-0 più di qualche volta e dovevamo farlo. Sì, infatti siete andati in campo nel secondo tempo con un avversario che ha giocato a 1000 e voi forse avevate avuto la palla del 3-0, con quella palla che non avete buttato dentro vi siete un po' complicati la vita. Ma l'aveva avuto 2 o 3 volte, quando nel calcio non la chiudi e le partite rimangono sempre aperte, e poi mezza disattenzione, palla inattiva, per l'ennesima volta abbiamo preso gol su palla inattiva, però è così, è importante essere stati bravi a soffrire bene, e queste sono le vittorie importanti, vittorie di carattere che per un proseguo del campionato sono fondamentali. Un momento un po' di emergenza, si è visto anche che lei ha fatto un cambio e basta, solitamente Zattarin li fa tutti. In questo momento siamo in difficoltà numerica, ci sono dei giocatori importanti fuori, ci abbiamo disqualificati, adesso perdiamo anche Tamagnini sabato, però io ragazzi io ho detto dobbiamo stare compatti, è un momento che va così, è importante far punti e in questo momento sono stati bravi, anche perché insomma siamo secondi, no? A 2 punti dal Fiorenzuola, e quindi andremo a giocarci sabato la nostra chance con tutti i problemi, perché sinceramente dispiace non essere al completo a affrontare magari una partita così con tutti i ragazzi a disposizione, però fa parte del periodo. Però i giovani, abbiamo visto l'altra volta Tamagnini, questa volta abbiamo visto sia Masini che Kolyatko, che stanno crescendo molto sul piano del temperamento. Hanno fatto una buona partita, sia Maso e l'abbiamo cercato di recuperare in tutti i modi, perché aveva avuto una distorsione alla caviglia sabato scorso, e ha fatto una buona partita, come ha fatto bene Ian e come ha fatto bene Tamagnini. Comunque contro di voi danno sempre l'anima gli avversari. Ma questo è un campionato così, è un campionato difficile, sicuramente noi abbiamo interpretato bene, perché nel primo tempo 2-0 avevamo fatto un buonissimo primo tempo e nel secondo tempo dovevamo chiudere la partita prima, dopo nel momento che hai preso gol un po' qualche certezza è venuta a mancare, però sei stati bravi a soffrire bene.